Salve ragazzi, qui del 38, sono con Leon e dobbiamo andare nella torre, nel castello. Siamo equipaggiati non tanto bene in realtà, però ci proviamo. Vediamo il da fare. Ok. Ora vediamo quanti enigmi dovrò fare per rompermi le scatole. Questo in realtà era sempliciotto, era solo che non capivo. Prima quella missione, quella là delle due. Dei due piccoli enigmi della testa. Ma c'è sta un'altra cosa qui in mezzo, non l'avevo vista. Ah, ma si può scendere. Non lo sapevo che si poteva scendere qua. Vabbè. Oh, ma qua si può salire ancora. Wow, chi cacchio la. Vabbè, ma tu mi metti in una situazione che non posso. Un red bellissimo. Vabbè, ma tu mi hai dato un'arma mega fotonica, frate, bellissima. E vabbè, però c'è un problema qui. Ma lo posso portare. Non me lo posso portare perché ho troppe munizioni, troppe armi. Un'arma che poi non userò mai, che è bellissima, per carità, ma non la posso portare. La devo mettere nella. Nell'inventario. Non nell'inventario. Sì, presente nell'inventario. Devo. Forse venderlo, vediamo un po', perché è una bella arma, per carità, ma con tutto il bene non lo posso tenere. Aspetta, non mi ricordo se si poteva fare qui. Ah, no, posso, aspetta. Uno, quelle. Ah, ecco dov'era. Quindi quando fai così, deposito. Ah, ecco, vedi. Ok, non mi ricordavo che era così. Ok, comunque. Meglio così, ragazzi, no, perché se no non posso Oh, riprendere. la pausa è finita, presumo. Infatti devo farlo dalla macchinetta. Ho fatto comunque bene anche così, dai. Guarda, il mio amico Antonio, intanto mi manda messaggi. Sentiamo un po'. Ok. Ah, quello, ok, allora dopo lo voglio scoprire e vediamo se riesco a farlo e non a casaccio. Ok, andiamo. No, ero sicuro che il mio amico aveva fatto questo a casaccio, infatti ho detto, wow, come cacchio sei riuscito a fare a casaccio effettivamente. Però, cioè, a volte esiste pure la fortuna, quindi. Bene, ora abbiamo risalvato, abbiamo fatto qua, ora possiamo salire, saliamo. Tu.
Ah. Cioè, aspetta, tu mi stai dicendo che... No. Cioè, aspetta, stai fermo. Io l'ho azzeccato. No, vabbè. Allora non è qui che dobbiamo andare. Allora, che cacchio dobbiamo andare? Mi sono perso, aspetta. Ero sicuro di andare avanti qua. Quindi non era qua. Aspetta, no, sono scemo. Sono scemo, ma tanto scemo. Sì, mi chiamerei, potrei definirmi a volte anche stupido. Perché qua c'era una porta che io non potevo aprire perché mi mancava una chiave. Quindi adesso la chiave ce l'ho. Adesso posso usare tutte queste chiavi, è vero. Questa è la prima. Però c'era un'altra chiave qui se mi giro. Ah, eccola qua. Un'altra cacchia di porta. Che dovrebbe essere questa. Perfetto. Ecco, ora sono nella zona giusta. È una ragazza. Ma morta malissimo. Cazzo succede qui? Inaspettato che c'era una qui. C'è qualcuno in grado di pescare per me il pesce gigante che vive nel lago? Ma io me lo sono mangiato! Merda, me lo dici adesso? Sarà per la prossima volta, cavolo. Però tecnicamente... Allora, tecnicamente posso farlo. Tecnicamente. Cioè, non è difficile. Però non ho... Aspetta, non ho spazio, no, quel cavolo che non ho spazio. Quel cacchio che non ho spazio. No, ma te lo pesco io una trota gigante, tiè. Non me ne fotte proprio. Che poi, parentesi, ce l'ho qua. Sei ancora lì, morto però. Vediamo un po' se riesco a venderlo, se non è messo malissimo. L'unica cosa che io non capisco è che questa cosa è... Sapete qual è, ragazzi? Che non trovo il medaglione blu. Ma io credo che si trova dentro da qualche parte là, perché mi mancano 4 su 5. Cioè 1 su 5 praticamente. Benvenuto. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Patacchio preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. È stato un ottimo affare. Tanta roba. Tieni più ai soldi o alla tua vita? Una scelta facile, amico. Posso fare altro per aiutarti? Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me.
Ok, no, stavo rivedendo un po', ragazzi, il fatto di fucile a pompa. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. I dettagli fanno grande differenza. Vedrai. Desert torna presto a trovarci. Voglio solo fare una cosa, ragazzi. Perché il dubbio che io non trovo. Ah, ma c'era anche questo ancora, usalo. Scusate ragazzi, ma io mi sono fissato che qua non posso aver... No. Ragazzi, un cacchio di gettone blu, eh. Non è che è così difficile trovare un gettone blu. No, mi dà fastidio perché dovrebbe essere qua in zona, eh. Posso vedere un attimo la mappa, una cosa? Chiesa. Però... avvelenamento pesci. No, è lì. È lì sta merda. Eccolo dov'è. Ah, allora posso ritornare là. Allora vedi che ne mancava uno che non trovavo. Era in città, era. Ecco, allora me l'ha segnalato perché è stato visto. So che io non l'ho visto, non l'ho beccato. E no, ragazzi, che mi gira le scatole che non riesco a concludere una cosa così stupida. Eccetera, eccetera. Sì, a parte che comunque credo che dobbiamo andare avanti lì. Dai un'occhiata, qualcosa che tu... Benvenuto, abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Grazie. Se speri di sopravvivere lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Cominciamo a capire quali... Vedi di non rimanerci secco. Vabbè, devi stare pure tranquillo ora tu, eh. No, comunque ho sbagliato io, ragazzi. Un attimo che faccio subito, mi tolgo il pensiero qua. Tanto a questi qua già li ho fatti fuori tutti. Quindi, da quello che ho capito, lui questa cosa, bastardo, si trova qua in zona. Ovvero... Ecco. Si trova qui, si trova. Dovrebbe essere qui in zona, ragazzi. Oh, ma quanti cacchi ti sto prendendo di questi? No, ragazzi, un attimo, fatemi vedere dov'è. Ah, dall'altra parte. Cioè, in senso che sta qui, però. Non ci credo. È tutto. Vabbè ragazzi, è andata. Ho fatto di tutto. Ok. Sono soddisfatto. E non solo. Vedo che qui non ho scassato nulla. E non va bene.
Una chiave piccola, ci serve una chiave piccola. Non per qua. Era solo per vedere. Ragazzi, abbiamo pure una chiave piccola. Quindi beh, con ciò. E beh, ragazzi, se noi ritorniamo un po' più indietro, c'era dove abbiamo trovato il cappello del tizio. Là c'è una chiave piccola da utilizzare. Vabbè, ragazzi, a posto. Che dire di più? Ah, devo prima salire per andare di là, giusto? Vabbè. Ecco qua. Madonna, ragazzi. Abbiamo trovato delle cose che io non sapevo. Buono, ragazzi. Vedete che l'esplorazione serve sempre? Sempre. Ah, posso... buongiorno, allora. Ecco qui. Vabbè, ragazzi, che dire qua, C'è andata di lusso. C'è andata di lusso. Mamma mia, ragazzi, ma siamo dei mostri comunque, eh? Ve lo posso dire che siamo dei mostri, eh? Non me l'aspettavo, ragazzi, che ho fatto tutta sta roba in un colpo solo. Lo so, direbbe, perché non vai avanti col gioco, ho capito. Hai completato una richiesta, vero? Ti si legge chiaramente in faccia. Un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento. Come posso esserti utile? Ok. I tuoi oggetti preziosi non serviranno. È stato un ottimo affare. Questo lo posso adesso venderlo, ma a quanto pare. Però mi sa la chiave piccola. Fai buon viaggio. Sì, ora dobbiamo ritornare indietro, ragazzi. Uno mi dirà perché. Perché c'era una chiave piccola da usare dove c'era il l'imbarcazione. Aspettate. Qui. Oddio, qua si è buggato. Vabbè, no. Dov'era? Dov'era? Non era qui. Cacchio, c'era una chiave piccola, ma ricordo che c'era una chiave piccola. Sicuro che non era qui? Ciao, mi ricordo una chiave piccola. Vabbè, pazienza. Tanto abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ah, sì, no, è vero. Dobbiamo andare nella casuccia in quell'altra, sì. Me culpa. Me culpa, era la casuccia lì. Ho sbagliato io. Ecco, ora possiamo essere contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Mizzica, ragazzi, abbiamo fatto veramente un bel trekking. E a mio avviso abbiamo fatto un capolavoro. Eccolo qua. Usa. Barra d'oro, perfetto. Così quando ci otterremo per sicurezza per vendere
al mercante. Cosa non adesso e che adesso non ci serve. Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora possiamo andare avanti. Questa è ancora morta. Ok. Sì, perché ho già messo che non me ne tiene di averla. Oh, aria nuova e... aria nuova. Persone morte male. Non è che è proprio bello, bello, bello. Non mi piace pure quest'aria. Grazie per un'altra chiave. Soldi. Guarda, guarda, ti dà pure la cura. Come forse che sono contento della cosa, ragazzi. Ok, per quale motivo mi ha dato una cura? No. Ragazzi, io non capisco per quale motivo non posso spostarmi da qua. Questa è un'area... ragazzi, ma questa è un'area chiusa. È un'area sacrificabile, però... quindi non è da qua che dobbiamo andare? Scusi. Minchia che culo. Cavolo. Sul serio? Finito? Azza, che lei è morto male. Ok. Ok.
Quindi sto andando a direzione giusta. Ok. Ah, no, qua non posso più andare, ok. È tosta. Cioè, sto cercando di capire in realtà. Non me lo chiede perché, ok. Ok, adesso. Ok, ma scusi. Una domanda curiosa. Perché scusa, c'è qualcosa lì, in che senso? Ah, intende che per caso se io entro ci starebbe... Vabbè, lasciamo stare i tesori. Minchia, com'è morto quello. No, fatemi pensare, scusa, a parte così. Allora, sì, questo può creare qualcosa, sì. Ok. Già questo è qualcosa, ok. Andiamo su mappa, ragazzi. Ok. Quindi noi dovremmo ritornare indietro. Ok. Oddio, ma quest'area l'abbiamo fatta questa qua sotto? Sì. No, non l'abbiamo. Aspetta. Sì, perché è limitata. Niente, ragazzi, dovremmo tornare tutti indietro. Oh, ma il castello, dove cacchio stai? Ah, ok. Dobbiamo fare. Ma do tutto il giro. Ricordate che abbiamo fatto. Mo dovremo tornare indietro. Ah, ok. Appunto. Le due teste, ragazze, le due teste. Ecco dove le dobbiamo mettere. Vabbè. Mi stavo chiedendo dove erano le fatte le due teste e dove le dovevamo mettere effettivamente. Non avevo ancora capito, invece sono sulle mani. Vabbè, lo facciamo subito. Dobbiamo fare tutte queste cose qua. Infatti mi stavo chiedendo, ma le due teste che cacchio me ne devo fare effettivamente dopo?
Ovviamente per fare un tesoro, presumo, non è che serve per come posso dire, per la trama. Che effettivamente non fai nulla con questo. Vedete, mo facciamo un'altra sta cosa qui delle due mani. Ok. Eccolo, il famoso stem. Condor 1 a Nido, ho trovato la chiave della chiesa. Ok, ora raggiungi Aquila Reale. Giusto, non perdiamo tempo. Ora vado. Condor 1, chiudo. Allora, no, invece era importante per la trama. Ma non mi ricordavo. In realtà la potevamo fare anche prima, teoricamente. Teoricamente. Però, essendo che ho perso più tempo a fare un sacco di giri, sapete com'è. Ora, la chiesa, però. Ragazzi, la chiesa, però. Dobbiamo fare un cacchio di giro, raga. La chiesa è tosta. Fate entrare nel veicolo del lago e da lì tagliamo tutto. Cioè, tagliamo nel senso che. Ok. Sì, perché dobbiamo madonna, arrivare lì sopra. Cosa che mizzica. Ecco, per arrivare in chiesa dobbiamo fare dalla cava, quindi passare fare tutto il giro che avevamo fatto prima e tornare. Ok, l'avevo capito. Va bene, andiamo. Così diamo pure in vendita come si chiama qui, al nostro, come si chiama? Mercante il coso dorato. Quindi ho fatto una cosa in più che non ci pensavo effettivamente. Abbiamo solo il meglio del benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Grazie. È stato un ottimo affare. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Provala e vedi come va. Buona fortuna a te, straniero. Sei impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Abbiamo. Sbriga tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Dico Bello, mi è piaciuto, poi infatti ti ha avvisato per te, mo stai tornando indietro. Stai tornando indietro e praticamente succederanno cose. Non mi piace. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Fammi indovinare, il gigante. Il gigante, dai. Ok. Cristo santo! Sei bello grosso! Lo so.
Grazie che mi stai facendo notare che... Ok. Ho un regalo. Io so come batterti. Sì, ma... Merda, ci è mancato poco. Come cacchio si schivava? Come cacchio si schivava? Io non schivo mai. Ecco come si schiva, cazzo. Merda. E vabbè, dai, minchia. Guarda chi c'è, il nostro cane, quello che abbiamo salvato. Ehi, il cane di prima. Oh, grande. Che brutta cosa che sei. Più che il cane io definirei... Ok. Bello! No, non colpire il cane, non colpire il cane! Madonna, è un fuoricampo! Ok. Idiota! Dai che vai, vai, vai contro la cattiveria. Ok, ho capito, ho capito. Sì, ok. Bellissima. Così si fa, cazzo. Minchia. Bello lo scontro. Il problema è che la prossima volta... Stavo per diventare una frittella. Rendetevi conto. Bene. Che qui... Raggiungiamo la chiesa. Il cane dove è il cagnolino? Cagnolino? Cagnolino. Non c'è sta. Oddio, ma qua che c'era qui? Ah, la sua area. Ah, dove stava lui praticamente, ok. Che dire? Distrutto tutto.
Dove sei? Cusciolotto, stai? Ah, eccoti. Contento. Dai. Figo, dai. Ah, giusto. Sì, saliamo da qua, tanto conosco il percorso, raga. Il gigante era bello tosto, me lo ricordavo, eh. C'è una di lusso in parte, dai. Mamma mia, ragazzi. Eccolo qua, sta merda, dai. Bene, ragazzi, allora famo così. Ci dobbiamo un attimo riprendere. Quindi vi consiglio minimamente di stoppare quel gameplay. Qui al 38, al prossimo video. Mamma mia, ci siamo acciaccati un bel po'. Al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.